Chi non ha mai sentito parlare di Caino e Abele? I primi due figli maschi di Adamo ed Eva che svolgevano rispettivamente il lavoro di contadino e pastore. In Genesi leggiamo che un giorno Caino prese l'iniziativa di fare un'offerta a Dio, donando i frutti della terra ricavate dalle fatiche del suo lavoro di contadino, mentre Abele, subito dopo, fa altrettanto offrendo il meglio del grasso delle sue greggi. Sappiamo come la storia va a finire. Dio gradisce il sacrificio di Abele e rigetta quello di Caino. Questo rifiuto da parte di Dio ha fatto supporre, a non pochi studiosi e biblisti, che Dio preferisce i sacrifici di carne rispetto alle offerte di vegetali. Insomma, Dio sarebbe tutt'altro che vegano, come se l'offerta di carne fosse superiore a quella vegetale. La scrittura insegna che l'offerta da presentare al Signore doveva appartenere all'offerente e quindi non si era tenuti a offrire qualcosa che di fatto non fosse di proprietà dell'offerente, a meno che non l'avesse acquistata. Quindi Caino offre ciò che era in suo possesso e Abele offre ciò che era in suo possesso. Di fatto non hanno sbagliato né l'uno né l'altro. Questo re Davide lo aveva capito molto molto bene. Quando un uomo gli propose di donargli il terreno sul quale sarebbe stato poi eretto il Tempio di Gerusalemme, re Davide rispose a quest'uomo così generoso: «No, io comprerò da te queste cose per il loro intero prezzo, poiché io non offrirò a Yahweh ciò che è tuo, né offrirò in olocausto ciò che non mi costi nulla». Insomma, offrire a Dio qualcosa che non ci appartiene non può essere considerata una vera offerta. Bene, restate con me perché fra qualche istante vi spiegherò il vero motivo per il quale Dio ha gradito l'offerta di Abele e rifiutata quella di Caino. Vi mostrerò un piccolo ma grande dettaglio linguistico che ci aprirà le porte della comprensione nel mondo dei sacrifici biblici. Quando nella Bibbia leggiamo di sacrifici, animali sgozzati e altari, subito pensiamo all'espiazione dei peccati o a un antico modo per sedare l'ira della divinità a seguito di un peccato commesso. I primi uomini nella Bibbia a offrire dei sacrifici sono Caino e Abele, ma non perché abbiano commesso un peccato. Più avanti vediamo un altro esplicito riferimento a un sacrificio nella storia di Noè, quando uscì dall'arca, eresse un altare e offrì sacrifici a Dio di odori soavi. Ma anche in questo caso Noè non aveva commesso dei peccati. Ancora più avanti vediamo i patriarchi Abramo e Giacobbe erigere degli altari sui quali offrirono dei sacrifici, poiché l'erezione di un altare senza un sacrificio non aveva alcun senso. Ma anche loro non hanno commesso peccati per i quali offrirono i sacrifici di cui parla la Bibbia. Ma prima di concentrarci su Caino e Abele, dobbiamo capire il senso dei sacrifici biblici e prendere atto che, a differenza della stragrande maggioranza delle nostre traduzioni bibliche, che rendono la parola sacrificio con la parola generica poco precisa, sacrificio, il testo ebraico invece usa cinque espressioni diverse per riferirsi a cinque tipologie di offerte o sacrifici aventi ciascuno uno o più obiettivi. E per avere un quadro chiaro sui sacrifici prescritti, dobbiamo aprire le pagine del Levitico nei primi cinque capitoli. Ciascuno di questi capitoli ci presenta una specifica tipologia di offerta. In ebraico, la parola generica per offerta è korban e può riferirsi a uno qualunque dei cinque sacrifici che adesso esamineremo uno per volta. Mentre quando la Torah vuole riferirsi in modo specifico a un tipo di offerta o sacrificio, non usa korban, ma il termine di pertinenza. Iniziamo a parlare del primo. Questo sacrificio è solitamente chiamato offerta bruciata o più comunemente olocausto. Tuttavia, se dovessimo tradurre olà alla lettera, otterremo la definizione di offerta di avvicinamento oppure offerta di ascensione. Infatti, la parola olà deriva da un verbo ebraico che significa ascendere, esattamente quello che fa il fumo generato da un sacrificio, ascendere verso l'alto. Quindi l'idea dell'olocausto è di immaginare il fumo ascendere al cielo dove risiede il Signore. Una caratteristica di questa offerta è che l'animale sacrificale veniva completamente bruciato sull'altare di bronzo, o altare degli olocausti, ed era classificato come offerta individuale, nel senso che tale tipo di offerta veniva fatta da un individuo per conto di se stesso. Questo olocausto era la più comune tra le offerte e veniva fatto ogni giorno, uno al mattino e uno alla sera. Per questo tipo di sacrificio
venivano usati un'intera gamma di animali domestici puri, e in base alla posizione economica dell'offerente, se era povero poteva donare una tortora, se aveva una posizione economica nella media poteva permettersi di offrire una pecora o una capra, mentre se era ricco poteva permettersi di offrire un animale più costoso, per esempio un toro. Lo scopo di questo sacrificio quotidiano, come si diceva da effettuarsi ogni mattina e ogni sera, era quello di mantenere una relazione armoniosa con il Signore. Il sacrificio di tipo Olà non serviva per espiare il peccato di un israelita, era solo un modo per rendere omaggio a Dio spontaneamente. Basti pensare a un servo che porta un dono al proprio re per mantenersi nelle sue grazie. Questo sacrificio ci insegna che dobbiamo relazionarci ogni giorno con il Padre, offrendo non animali, ma i nostri stessi corpi, cioè le nostre stesse vite, in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Passiamo ora al secondo tipo di sacrificio, la mincha. Era l'offerta di grano e per essere più precisi si trattava di semola, cioè la parte migliore della testa del grano. La semola veniva macinata accuratamente, trasformata in un panetto di pasta e poi gettata sull'altare per essere bruciata. Quindi, tecnicamente parlando, anche la mincha era considerata una offerta bruciata come l'olocausto, sebbene abbia un nome e scopo diversi. Infatti c'è una grande differenza tra l'olah e la mincha, al di fuori del fatto che il primo era un sacrificio animale e il secondo un sacrificio di prodotti farinacei o vegetali. Con l'olà, l'animale era posto tutto intero sull'altare di bronzo per essere bruciato completamente. Con la mincha, invece, doveva essere bruciato sull'altare solo un pugno di farina raccolto da un apposito recipiente, mentre il resto della farina di quel medesimo recipiente doveva essere consegnato ai sacerdoti e usato da loro come pasto sacro. La mincha veniva offerta sempre insieme all'olà e il suo scopo era simile a quest'ultimo. Entrambi erano proprio doni, tributi al Signore, quindi un modo per rendere omaggio a Dio. L'olà, da parte sua, era un'offerta per stabilire l'avvicinamento dell'adoratore al Signore e in seguito, come misura di rinforzo, la mincha veniva offerta per mantenere viva l'attenzione del Signore e convincerlo di guardare con favore l'adoratore. Le offerte dell'olà e della mincha presentate insieme servivano per espiare la corruzione insita nella natura umana che causa la tensione tra l'uomo e Dio. In altre parole, queste offerte sono state fornite per espiare la natura peccaminosa dell'uomo e non qualsiasi specifica azione peccaminosa che l'uomo potrebbe aver commesso contro Dio. Insomma, sia l'olocausto che l'offerta farinacea non servivano per l'espiazione di un peccato, qualunque esso fosse. E a questo ci arriveremo fra poco. Il terzo tipo di offerta è la Zevach Shelamim. Come per le due precedenti offerte, l'offerta di pace non aveva niente a che fare con l'espiazione dei peccati. Rappresentava solo una classe di offerta inferiore rispetto all'Olà e alla Mincha, poiché solo i sacerdoti potevano attingere come cibo a questi tipi di sacrifici, mentre la carne sacrificale della Zevach Shelamim poteva essere condivisa sia con l'adoratore che con i sacerdoti. La Zevach era solitamente offerta nei tre modi seguenti. Come offerta di confessione, per esempio, se un israelita si trovava in una situazione problematica senza sapere il perché, offriva una Zevach come confessione generale della sua condizione peccaminosa e indegnità. Come offerta di voti, questo tipo di Zevach era offerta per convincere il Signore a tirarti fuori da una difficile situazione e in cambio gli promettevi di fare qualcosa per lui. Ad esempio, dire qualcosa come: Signore, se mi fai arrivare a destinazione sano e salvo, prometto di seguirti per sempre e di darti la decima di tutti i miei guadagni. E questo è effettivamente quello che Giacobbe ha fatto mentre fuggiva da suo fratello Esaù. In terzo luogo abbiamo la terza modalità di Zevach, l'offerta spontanea o di libero arbitrio. Questo tipo di Zevach era presentato per la benevolenza o l'impulso del cuore del donatore e non in adempimento di un qualche obbligo, promessa o voto. Era una semplice espressione spontanea di gratitudine e apprezzamento per tutto ciò che il Signore faceva nella vita del singolo israelita. Le offerte libere erano particolarmente elargite durante grandi feste, come nella festa delle azime, Pesach, la Pasqua, nella festa delle settimane, Shavuot o Pentecoste, o nella festa dei tabernacoli, ovvero la festa delle capanne, Sukkot. Quindi vediamo come la Zevach Shelamim, il terzo tipo di offerta descritto in Levitico, si suddivide a sua volta in tre modalità e scopi distinti.
Bene, abbiamo visto le prime tre delle cinque tipologie di sacrifici del sistema sacrificale levitico. Come si è potuto capire, le offerte di tipo Ola, Mincha e Zevak Shelamim non servivano per espiare dei peccati, ma semplicemente per mantenere vivo e costante il rapporto e la relazione tra l'adoratore e Dio, quello che in sostanza Yeshua ha fatto con il suo sacrificio, avvicinarci al Signore. Ma passiamo adesso agli ultimi due tipi di sacrifici, richiesti invece per l'espiazione dei peccati. La maggior parte delle Bibbie definisce universalmente il sacrificio di tipo Chatat come offerta di peccato. E Chatat significa peccato, ma è più pertinente chiamarla offerta di purificazione, proprio per lo scopo che intende raggiungere questa offerta. Lo scopo di questo sacrificio non era ripagare un debito maturato a causa di un peccato, ma di neutralizzare gli effetti tossici causati dal peccato commesso. Questo tipo di sacrificio serviva dunque da antidoto contro quel potente veleno spirituale che comprometteva gravemente le condizioni di salute spirituale dell'offerente, al punto da fargli rischiare la morte spirituale. Quindi l'offerta di tipo Chatat era l'antidoto per neutralizzare gli effetti del peccato, la morte. E questo è il motivo per cui sarebbe più pertinente chiamare questa offerta con un nome appropriato, offerta di purificazione, perché purificava dagli effetti tossici del peccato commesso, che in sostanza è quello che ha fatto il sangue di Yeshua per noi, come nostro antidoto contro la morte. La scrittura inoltre specifica che l'offerta di tipo Chatat veniva presentata solo per peccati commessi involontariamente, o per negligenza, per distrazione o per ignoranza. Insomma, anche se una persona non aveva effettivamente colpa, doveva comunque rettificare e purificare la sua condizione nel momento in cui scopriva di essersi infettato. Passiamo all'ultimo tipo di sacrificio, chiamato Asham in ebraico. Questa è normalmente chiamata offerta di colpa, ma è meglio chiamarla offerta di riparazione, proprio per lo scopo per il quale è stata progettata questo tipo di offerta. Questo sacrificio ci dà un modello economico e commerciale di come il peccato ci colpisce. Ci mostra che il nostro peccato crea una sorta di debito nei confronti di Dio, per il quale le riparazioni devono essere pagate tramite lo spargimento di sangue innocente. Questo sacrificio pagava le riparazioni dovute per l'adoratore a causa del suo peccato, pagava un debito che doveva al Signore in modo che la sua relazione con l'Onnipotente potesse essere ripristinata. Quando la mente del cristiano gentile pensa ai sacrifici animali levitici, questa offerta è probabilmente più vicina a ciò che ha in mente. Ma come abbiamo visto, i sacrifici non servivano solo per l'espiazione dei peccati involontari, ma anche per dare a Dio il tributo e le attenzioni che gli spettavano. Dunque, per fare un breve riassunto, i sacrifici Olah, Mincha e Zevach Shelamim non avevano nulla a che fare con la commissione dei peccati. Questi primi tre sacrifici non riguardavano specifiche trasgressioni contro il Signore di per sé, piuttosto riguardavano la natura corrotta dell'umanità davanti a un Dio santo. Una volta aver visto da vicino, anche se in modo riassuntivo, lo scopo dei sacrifici nella Bibbia, ritorniamo da Caino e Abele per capire meglio cosa hanno sacrificato. In Genesi 4:3 leggiamo che Caino fece un'offerta di frutti della terra, mentre nel verso 4 leggiamo che anche Abele fece un'offerta, ma dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Adesso verrebbe subito spontaneo andare a consultare il testo ebraico della Bibbia per vedere quale parola ebraica viene usata per offerta. Se vi ricordate, avevo detto che la parola generica per offerta in ebraico è korban, che la troviamo scritta anche nel Nuovo Testamento. Il fatto è che per l'offerta di Caino e di Abele non viene usata la parola generica korban, bensì mincha, il secondo tipo di sacrificio descritto nel secondo capitolo di Levitico. Attenzione, Caino offre dei vegetali, Abele offre degli animali. A questo punto ci aspetteremmo che Caino offra ovviamente una mincha, cioè l'offerta di vegetali o farina, mentre Abele offra un olah, cioè un olocausto di animali. Eppure, guardando il testo ebraico, scopriamo che sia per Caino che per Abele viene usata la stessa parola, che non è korban, bensì mincha, offerta di vegetali. Ma com'è possibile? L'offerta di animali non può chiamarsi mincha, perché è tipicamente usata per le offerte di vegetali. C'è qualcosa che non quadra. Forse c'è un errore da parte del redattore biblico ispirato o del copista successivo. No, non c'è nessun errore, ma un insegnamento
che va ben oltre le apparenze della letteralità del testo. Dal punto di vista formale e ritualistico, Caino offre una mincha sotto forma di vegetali, che secondo il sistema sacrificale levitico era la procedura corretta e l'unica cosa che poteva offrire, dato che l'agricoltura era il suo lavoro e quindi il frutto delle sue fatiche. Invece, dal punto di vista formale e ritualistico, Abele offre una mincha che però non è composta da farina o vegetali, bensì da animali e dal loro grasso, che erano l'unica cosa che poteva offrire, visto che le greggi erano sue. Ebbene, qui ha luogo un paradosso che ci fa capire quanto Dio pensi e veda oltre i nostri pensieri. Caino offre un sacrificio formalmente corretto, secondo la Torah, Abele offre un sacrificio formalmente e ritualmente sbagliato, secondo la Torah. Qualcuno potrebbe pensare: ma se la Torah in forma scritta ancora non esisteva ai loro tempi, come facevano Caino e Abele a distinguere la differenza tra una mincha e un olocausto? Ebbene, secondo i saggi ebrei, nella Torah non c'è un prima e un dopo, in quanto persino ad Abramo, in Genesi 26, fu dato il merito di aver ubbidito alla voce di Dio, osservando tutti i comandamenti, gli statuti e le leggi del Signore, prima ancora che la legge fosse data a Mosè in forma scritta. Quindi vediamo che chiaramente nella Torah, come nel resto delle scritture, non c'è un prima o un dopo. Quindi perché Dio non accetta Caino ma accetta Abele? Perché Dio stranamente gradisce l'offerta sbagliata di Abele ma rifiuta l'offerta corretta di Caino? Questa storia ha tantissimo da insegnarci, specialmente a coloro che sono ossessionati dal formalismo religioso e dalla scrupolosa osservanza della lettera della legge, che è quella che uccide. Questa storia, e questo apparentemente errore testuale, ci insegna che Dio non guarda al ritualismo né al formalismo religioso. Perché mentre da un lato possiamo offrire anche noi stessi a Dio in modo presentabile, ben vestiti e lucidati a specchio, o come direbbe Gesù, come sepolcri imbiancati, dall'altro lato possiamo essere senza un cuore gioioso, né sincero né predisposto a voler offrire a Dio, il che renderebbe nullo il nostro sacrificio, sebbene ritualmente perfetto. Mentre possiamo offrire noi stessi vestiti di stracci e impresentabili, ma con un cuore sincero, gioioso e predisposto all'offerta, che è quello che Dio vuole da ognuno di noi. Come dice la scrittura, Dio preferisce l'attitudine del cuore al formalismo. Considera l'obbedienza alla sua voce nettamente superiore agli olocausti e ai sacrifici. L'ubbidire a Dio è meglio del sacrificio e dare ascolto alla sua voce vale più che il grasso dei montoni. Se la Bibbia definisce l'offerta di Abele come offerta farinacea, piuttosto che come olocausto, come dovrebbe essere, non è per confonderci le idee o perché un copista si è distratto, ma proprio per istruirci che Abele era obbediente a Dio, sebbene non scrupoloso nella formalità dei sacrifici, mentre Caino non era obbediente a Dio, sebbene scrupoloso come un fariseo o un religioso legalista nella pratica rituale dei sacrifici. Quindi non facciamo del formalismo religioso e del ritualismo che ne consegue il nostro obiettivo e stile di vita, poiché a Dio non gliene importa nulla della prassi né della lettera della legge. Dio non vuole la circoncisione della carne, ma quella del cuore. Dio preferisce lo spirito della Torah al di sopra della lettera della Torah. Ed ecco perché Dio ha gradito il sacrificio di Abele e non quello di Caino. Siamo giunti, purtroppo, alla termine di questo interessante studio e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al mio canale, non dimenticando di attivare le notifiche cliccando sulla campanella. Se il video vi è piaciuto e vorreste altri contenuti come questo, scrivetelo nei commenti e selezionerò per voi gli argomenti più interessanti per parlarne in un prossimo video. O se volete collaborare con me, scrivetemi e vi dirò cosa fare. Ciao e a presto!